Questore di Catania, dottor Cardona, con il capo della squadra mobile, dottor Santaro, il sostituto procuratore di Cuori, come sapete sta insieme al pool lavorando su questo settore. L'ammiraglio De Michele è invece il responsabile del corpo della Capitaneria di Porto, che in collegamento con la Marina Militare ha seguito le operazioni di soccorso e ha anche contribuito alla parte investigativa iniziale. Abbiamo poi discussi per il comandante Pascale, il comandante della nave, certo, che ho conosciuto durante questa mattina. Tutti e due comandanti, anche il comandante. E da prima Raguglia, il comandante dell'unità della Guardia Costiera che ha operato assieme. Benissimo, perfetto, grazie. Va bene, questa è la situazione. Allora, pochi minuti fa, il giudice per le indagini preliminari ha depositato il provvedimento con il quale ha convalidato i fermi e ha disposto la misura cautelare in carcere, riconoscendo il ruolo dei due soggetti da noi individuati, e quindi Mohamed Ali Malek come capitano e Mahmoud Pipit come il membro dell'equipaggio che ha coadiuvato il capitano, e ha quindi emesso la misura della custodia cautelare in carcere. Ad evitare problemi vi daremo una copia commissata dai nomi del provvedimento, in maniera che potrete avere la possibilità di conoscerlo, sempre rimanendo i vincoli che voi conoscete tutti di pubblicazione dell'integrale del provvedimento per estratto, che sono previsti dal codice. Ognuno quindi sotto la sua responsabilità. Per quanto riguarda gli elementi individuati dal giudice a riscontro delle nostre, e io a conforto delle nostre indicazioni, sono quelle che effettivamente il capitano ha determinato con queste manovre errate la fondamento del barcone, che era enormemente sovraccarico. Quindi questa è l'essenza del procedimento, l'essenza di quello che io credo vi possa interessare. Poi risponderò certamente alle vostre domande. Come abbiamo già indicato nel comunicato, nell'ultimo comunicato e anche in quello precedente, non risulta in alcun modo che vi siano responsabilità di altri soggetti, in particolare del capitano della nave, che ha invece operato in maniera passiva con grande spirito di collaborazione per molte ore, anche dopo l'intervento delle altre navi, per cercare di recuperare i naufraghi. Quindi io credo che a lui vada il ringraziamento di tutti per l'opera compiuta. Gli incidenti probatori, come avete visto, sono ancora in corso, sono più complessi di quello che prevedevamo, perché ci sono molte domande sia nostre sia di controesame della difesa. Si è proceduto anche alla individuazione degli imputati presenti da parte del dichiarante, e ora si procederà anche con gli altri nel pomeriggio e nei giorni successivi con altri ancora. Questo primo incidente probatorio è andato in maniera molto positiva, nel senso che è stato un dettagliato racconto dell'intero viaggio sin dall'inizio fino appunto al momento del naufragio. Sono confermate, vedremo poi dettagliatamente, non sono in grado di dirvi dettagliatamente, quindi anche nelle domande non vi potrò rispondere, perché l'esame è appena completato. In ogni caso è bene che lasciamo passare questa fase per avere informazioni più dettagliate, ma la sostanza è quella che sono stati i migranti tenuti a lungo prima di essere imbarcati in condizioni
difficili e di una serie di violenza per mantenere la disciplina e poi per costringerli a entrare all'interno delle stive di questo barcone. Vi saranno fatte vedere anche le immagini di un salvataggio che le due navi della Guardia Costiera, le due navi specializzate della Guardia Costiera, chiedo scusa, della Capitaneria di Porto, hanno, sì, certo, va bene, del Comando Generale della Guardia Costiera e delle Capitanerie di Porto, questo è stato la notizia, hanno portato, hanno concluso nei giorni passati. Perché ritengo importante che vi venga descritta questa operazione e che vediate il filmato? Perché, come ho già detto altre volte, le operazioni di salvataggio sono operazioni molto complesse e difficili, che richiedono professionalità. I mercantili sono obbligati ad intervenire ed è un'opera meritoria ed indispensabile, ma diverso è quello che possono fare equipaggi specializzati. Quindi voi vedrete il peschereccio che corrisponde nelle descrizioni che ci sono state fatte esattamente al tipo di peschereccio che è affondato. Quindi voi potrete vedere un peschereccio che è praticamente identico a quello che è affondato. E vedrete com'è difficile l'operazione di salvataggio per evitare che vi siano conseguenze negative sulle persone a bordo. Ecco, lo state vedendo, come vedete, quello è un peschereccio grande, ha a bordo molti migranti, le due navi SAR sono affiancate per monitorare la situazione, impedire movimenti errati del peschereccio. Dietro vedete parti più piccole che si sono in precedenza avvicinate alla nave al peschereccio e hanno avvertito in più lingue i migranti di non muoversi, di non spostarsi sui bordi diversi, li hanno rassicurati circa il fatto che il salvataggio era imminente e questo salvataggio è stato portato a compimento senza nessuna perdita. Vi illustrerà poi l'ammiraglio De Micheli, sei comandanti, la vostra domanda particolare ma migliore di questa operazione. Credo di avere. Abbiamo già ricevuto da Malta in esecuzione della concordata commissione rogatoria la documentazione relativa alle persone che sono state ai naufraghi che purtroppo non sono sopravvissuti in maniera che ora sia possibile con i migranti che sono qui vedere se riconoscono qualcuno, ma già noi sappiamo fu fatta al momento dello sbarco a Malta che purtroppo non avremo informazioni utili perché non vi sono tra le persone raccolte a Malta persone che sono in relazione con i sopravvissuti. Però abbiamo tutta la documentazione e quindi potremo completare anche questa fase. Cominciano ad arrivare le prime richieste di indicazione della presenza o meno tra i sopravvissuti e tra le vittime ricoverate sulla nostra costa, le prime richieste alle quali stiamo cominciando a rispondere. Ora io vorrei che prendesse la parola il professore se ha qualcosa da aggiungere, si riserva magari lei di questo dialogo o qualcosa. Ammiraglio vuole dire qualcosa? Prego, prego. Io approfitterei dell'accenno che Sua Eccellenza ha voluto fare sulle difficoltà del soccorso, dando la parola ai protagonisti, al comandante Pascale e al comandante della nostra classe del 100, cioè della Novetta della Guardia Costiera, che hanno operato e che sicuramente sapranno, come dire, rispondere dettagliatamente a questo tipo di domande. Voglio anticipare una circostanza che non è mai detta a sufficienza, e cioè le barche di cui parliamo, questi barconi o pescherecci o come li vogliamo chiamare,
hanno una caratteristica di pericolosità insita nel fatto stesso che stanno in mare. Parliamo di barche di 20, 22 metri con 750-800 persone. Chiunque di voi abbia avuto modo di andare a mare anche in una barchetta per il diporto sa perfettamente cosa vuol dire mettere 750 persone in una barca di 23 metri a scapito non solo della stabilità, e le morti sono collegate spesso all'imbarcamento, ma della stessa galleggiabilità. Però ora io farei parlare i protagonisti, che sono il comandante Pascale e il comandante della nostra merenda. Buon pomeriggio. Può spostarsi in cima? Sì, grazie. Buon pomeriggio. La prima brigata Vincenzo Pascale, sono appunto il comandante di nave verticale, un pattugliatore d'altura della Marina Militare di base 15 della Russia. Come anticipato dal dottor Salvi, il Bettica alle prime luci dell'alba del 21 è stato chiamato per intraprendere un soccorso nei confronti di questo peschereccio, un peschereccio di circa 30 metri stracolmo di persone. Alla fine ne abbiamo salvato 447, tra cui uomini, donne e bambini, ben 59 bambini, qualcuno anche molto piccolo in fascia, vedete quelle immagini. E tutto questo in stretto appunto coordinamento con la cabina di porto, che è intervenuta con due motovedette classe 300, la 323, il cui comandante qui al mio fianco, che è partita da Siracusa, e la 326, che è partita da Rocella Ionica. Ed insieme, attraverso un'opera di coordinamento, ci siamo praticamente incontrati, siamo arrivati insieme sul luogo, sulla scena d'azione. Il comando generale delle cabine di porto, che è colui che è deputato alla responsabilità del soccorso in mare, mi ha nominato un scincommando, cioè comandante della scena d'azione, ovvero colui che è deputato a coordinare e gestire le operazioni di soccorso. Per cui mi sono trovato a coordinarmi con le due motovedette della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto, con due elicotteri della Marina Militare che si sono avvicendati. Uno era decollato da Catania e un altro è arrivato in secondo momento decollando la nave Spica, un'altra nave della Marina che era arrivata in supporto all'operazione. E due mercantili, erano due mercantili in transito che ho opportunamente dirottato per cercare di dare ridosso, in termini marinesi significa cercare di ridurre quelle che erano le oscillazioni del peschereccio dovuto a un momento. Per cui ecco, alle prime luci dell'alba del 21, erano 5:30, abbiamo localizzato questo grosso peschereccio, ripeto, stracolmo di persone, e solo in pochissimi avevano il salvagente individuale. Questa è la fase in cui l'abbiamo localizzato. Come vedete, abbiamo localizzato le due idrobarche che sono del Bettica, sono in sostanza due gommoni a idrogetto molto idonee per questo tipo di attività. Si sono avvicinate con l'intento in primis di calmare e di tranquillizzare gli occupanti del peschereccio. Calmarli come? Sia verbalmente, in lingua inglese, in francese, anche in arabo, ma soprattutto con la gestualità, con il linguaggio non verbale del corpo, non è state calmi, sedetevi, il peggio è scongiurato, noi siamo qui per aiutarvi e volete. Quindi come vedete le compatte, qui si vede chiaramente uno dei miei uomini che proprio fa cenno, state seduti, state calmi, ora ci pensiamo noi. Successivamente ecco, sono arrivate le due motovedette della Guardia Costiera del Grazio di Cento, che ora per questa serie di mani, in termini marinaristi si dice si sono letteralmente uccise davanti al peschereccio, cioè si sono ormeggiate praticamente una a dritta e una a sinistra del peschereccio, impedendone così che potesse capovolgersi. Mentre le due lombarde del Bettica erano sempre di guardinghe pronte a dare assistenza in caso di emergenza. E poi abbiamo iniziato le operazioni di consegna dei salvagenti. La nave che era a distanza di sicurezza ovviamente a monitorare tutte le parti della sicurezza. Qui abbiamo iniziato poi a passare i salvagenti, perché come ho detto prima pochissimi avevano i salvagenti, né tantomeno il peschereccio era dotato di
dotazioni di sicurezza collettiva, per cui abbiamo provveduto a passargli tutti i salvagenti, si vede veramente la foto, tutti hanno i salvagenti indossati, per poi ecco, procedere al trasbordo dal peschereccio attraverso la motoveletta subito barca dell'Elettria, vedete la prima di gente, e infine a bordo della nave. Ecco, qui c'è un filmato un po' esplicativo di quello che abbiamo fatto. Questa è una ripresa fatta dall'elicottero, quindi come detto prima ci sono stati due elicotteri, quindi un occhio sempre vigile, attento dall'alto, pronto ad intervenire, anche in quel caso ci fosse stata la necessità con l'utilizzo di zanne e filmato. Però uno è ancora in ospedale, quindi non può essere sentito. Quindi in questa prima giornata saranno solo quattro. Se i primi rimangono questi, non credo che sarà possibile concludere la giornata. Poi abbiamo chiesto, il collega è andato via, altri cinque incidenti probatori, abbiamo poi molte altre dichiarazioni, dobbiamo valutare se consolidare anche queste in incidente probatorio oppure no. Per il momento quindi sono 9, sono 10, di cui uno posposta e 9 che si faranno in questo. Scusi, procuratore, sono Patrizio Caccia, Corriere della Sera. Prego. La difesa può sollevare l'effetto di competenza territoriale? Il difetto di giurisdizione? Sì. Cioè per la non giurisdizione italiana. Sì, lo ha già fatto e il giudice lo ha già respinto. Ma su questo, ripeto, noi abbiamo ormai una consolidata, a merito di questa procura, giurisprudenza sulla giurisdizione italiana in questi casi. Abbiamo già numerose sentenze della Corte di Cassazione che hanno convalidato il nostro orientamento, che inizialmente aveva avuto qualche difficoltà ad affermarsi. Ormai invece è anche recepito dalla Direzione Nazionale Antimafia in una sua direttiva alle procure della Repubblica. Potrei non contestare volevo proprio sottolineare questo particolare, la vera novità, grazie alla procura di Catania è stato questo, l'avvio delle procedure immediate e investigative, cioè mentre si soccorrevano e mentre arrivava a Catania il primo testimone ricoverato, la procura di Catania ha disposto immediatamente le investigazioni all'estero, quindi il procuratore della Repubblica ha disposto che il personale della Polizia di Stato si recasse immediatamente in territorio maltese e ha avviato immediatamente le investigazioni che, come tutti voi sapete, l'acquisizione della prova prima si fa, prima si realizza e prima si cristallizza. Quindi la vera novità è proprio questo, cioè una collaborazione fortissima grazie all'Interpol, grazie ovviamente al Dipartimento della Pubblica Sicurezza che si è attivato il giorno stesso di domenica, se non sbaglio, e il personale della squadra mobile di Catania si è recato immediatamente durante i soccorsi a Malta, dove ha cristallizzato, ha focalizzato le testimonianze che poi, come ha illustrato il procuratore Salvi, ovviamente hanno creato questa importantissima situazione processuale. Scusate, avete contatti con altri paesi, tipo la Svezia? Con la Svezia no, però abbiamo contatti con molte altre nazioni, innanzitutto con l'Egitto, e vi posso dire che proprio oggi mi è arrivata la comunicazione della Direzione Nazionale Antimafia che il protocollo di intesa tra la Procura Generale Egiziana e il Procuratore Nazionale Antimafia Roberti, che era stata avviata qui a Catania durante il febbraio del 2000,
2015, un incontro preliminare, è stato sottoscritto. Noi abbiamo per esempio con l'Egitto un'ottima collaborazione, con Malta, con la Grecia, con la Turchia e molti altri paesi in questi mesi, in queste settimane hanno chiesto incontri con le autorità siciliane, si occupano di queste anche con noi, a iniziare dall'ambasciata francese. Proprio ieri casualmente abbiamo, l'altro ieri scusate, abbiamo ricevuto una missione francese composta da esperti di vario genere. Abbiamo ricevuto l'ambasciatore Luca, che è il rappresentante italiano a Vienna, e presso UNODC abbiamo avviato un buon lavoro che può essere utile per un'ulteriore cooperazione. Quindi io direi che dal punto di vista giudiziario noi non abbiamo problemi di rapporto. Dal punto di vista giudiziario le cose vanno bene. In ordine all'attività sulla Giacobbe, in questo momento in corso, la nave è appena arrivata, la fa a e c'è in corso un'attività discussione testimoniale del comandante, dell'altro ufficiale di bordo, che stiamo compiendo insieme al servizio centrale operativo allo scopo di acquisire ulteriori elementi la mia amica. Sì, quello posso ripetermi quello che vi ho detto. Vedete, questo viaggio, alla fine di questo, della raccolta del materiale che è stata completata ieri sera, dei primi incidenti probatori, vi daremo informazioni più dettagliate. Al momento però vi possiamo dire che, come già altre volte si è verificato, questo viaggio non comincia sulle coste della Liguria, è un viaggio che passa per tutto il Centro Africa, è un viaggio pieno di pericoli, di violenze, di sopraffazioni. In particolare in questo caso i migranti sono stati raccolti in più centri. In uno di questi centri vi erano alcuni dei migranti che hanno messo le dichiarazioni e hanno raccontato del fatto che vi erano appunto persone armate, anche armate di bastoni, e che li facevano rispettare l'ordine interno con molta determinazione. I migranti hanno parlato di una persona uccisa a bastonate e di persone che loro hanno viste morte di seguito. Hanno poi parlato, uno di loro ha parlato di una persona uccisa durante il trasferimento verso il Barcone. Tutte queste cose devono essere verificate. Noi ve le diciamo perché rendono un quadro complessivo di una situazione che è in sé terribile. Però noi lavoreremo nei limiti in cui è possibile, vista il fatto che in questi casi appunto sono cose che si sono svolte in Libia, ma per avere un quadro cercheremo di consolidare per quanto possibile queste informazioni e di darvele in maniera più precisa. Però ripeto, in questo momento per noi la cosa fondamentale è quella di consolidare questo materiale probatorio completando gli incidenti probatori. Io vi chiedo anche di comprendere le limitazioni che noi stiamo imponendo, mi rendo conto, alla stampa, ma questo è fondamentale perché il nostro obiettivo, io credo comune con tutti voi, è quello di avere dichiarazioni genuine, non compromesse anche involontariamente dai racconti che possono venire, e quindi vi preghiamo di avere ancora un poco di pazienza, così come vi preghiamo di scusarci per queste modalità. Ma ripeto ancora una volta, sono finalizzate a garantire a ciascuno di voi le stesse informazioni. Ma con te racconti a parte di un servizio di conoscenza, ma avete detto o vi hanno detto
detto, di altre persone a bordo un po' sospette. Come ho risposto alla domanda che è già stata posta, tra i sopravvissuti non vi sono altre persone che possano essere oggetto di indagine. Un'altra domanda però sulla dinamica dell'incidente. Il fatto che il barcone sia andato a schiantarsi con la prua contro il mercantile vuol dire che il comandante, il capitano, ha sbagliato la manovra o ha lasciato che il timone sia entrato? Per quello che risulta a noi al momento, e ripeto, salva la valutazione successiva e completa, sono manovre sbagliate. Fatto dal comandante? Cioè, come? È stato chiarito dal comandante o dall'assistente? No, il comandante avrebbe commesso queste, era lui al timone, ha cercato di accostare, non c'è riuscito, e sapete, non è facile nemmeno questa operazione di avvicinarsi in mare con un barcone sovraccarico, perché ricorderete che forse a differenza di questo barcone la gente qui era stata stipata addirittura all'interno delle stive e spinta dentro con la forza, quindi il barcone era già in sé, come vi è stato detto, per il solo fatto del sovraccarico difficile da governare. A questo si aggiunge evidentemente la non perizia del capitano, che nel tentativo di accostarsi al mercantile ha più volte urtato finché o per gli urti o per ciò che si è determinato a bordo con i movimenti della gente all'interno, il barcone, questo grosso peschereccio si è ribaltato. Dottore, scusi, il mare era mosso? Come il mare era mosso quella sera? Questo veramente non glielo posso dire. Per fortuna no, per fortuna no. Prego, dottore.